Salve, benvenuti o bentornati nel mio canale. Nel video di oggi voglio parlarvi di un aspetto un po' nascosto delle nostre auto elettriche. Io parlo della Tesla, ma vale un po' per tutte le auto elettriche, ed in particolare del vampire drain, cioè di quei consumi nascosti che non sempre consideriamo e che a volte non fanno tornare i nostri conti. Quindi ho due notizie per voi oggi, una cattiva e una buona. Quella cattiva è che risparmiate un po' meno di quello che pensate, facendo dei conti un po' semplicistici, quindi fattore a chilometro moltiplicato, insomma, per i chilometri che fate, questi calcoli qua, per il costo del kilowattora ovviamente. Quella buona però è che risparmiate sempre moltissimo rispetto ai vostri cugini o vicini con le auto termiche. Tutto questo dopo la sigla. Questo video nasce un po' come risposta a molti di voi che nei commenti o a volte anche privatamente magari voi mi scrivete facendomi dei calcoli su quanto avete consumato, su quanto avete risparmiato o su a volte quanto non vi torna la capacità della vostra batteria, insomma tutte queste cose un po' misteriose, no? Dietro ai calcoli che dovrebbero essere abbastanza scientifici e matematici. Prima di tutto a me fa sempre molto piacere se mi scrivete, però non sempre riesco a rispondere a tutti, e questo perché appunto il mio canale sta crescendo e ci stiamo avvicinando al mio agognato 1 milione di iscritti. Ancora mancano poco più di 996.000 iscritti e poi ci siamo. Faremo una grande festa al 1 milione di iscritti, mi raccomando, non mancate. Non dico che ce la faremo proprio in questo secolo, ma probabilmente nel prossimo di sicuro, secondo i miei calcoli. Come dicevo, parlo di Tesla, ma questo discorso vale un po' per tutte le auto elettriche. Il calcolo semplicistico a cui mi riferivo è semplicemente questo: quanti wattora consuma la mia auto al chilometro? Supponiamo 150. Allora, se la mia auto fa 150 wattora al chilometro, per fare 100 km ci vogliono, per prendere un esempio il classico standard che viene usato, no? Il costo al chilometro, il costo ogni 100 km, i litri ogni 100 km. Per fare 100 km mi ci vogliono 15 kWh. Quanto pago il kilowattora a casa? Lo pago 16 centesimi, 15 centesimi, mettiamo 20 centesimi. Costa meno, l'abbiamo già spiegato, ma facciamo finta, poi ora comunque sta crescendo il costo dell'energia, quindi non so nelle prossime bollette. Finora mi è costato meno. Ma supponiamo 20 centesimi, quindi io spendo 3 euro per fare 100 km. Purtroppo non è così semplice, per un paio di motivi. Il primo è l'efficienza della ricarica. Quando io assorbo un kilowattora dalla rete, non è che tutto quel kilowattora poi riesco a metterla, tutta quell'energia riesco a metterla dentro la batteria, perché una parte mi va dispersa in calore. Il secondo motivo è il vampire drain, cioè quell'assorbimento vampiro nascosto che succhia la nostra energia anche quando non ce ne accorgiamo. Oggi spendiamo due parole su questi due aspetti. L'efficienza di ricarica, che è comunque di solito superiore al 90%, intorno, a seconda del tipo di ricarica, dal 92 al 97-98%. Cos'è che fa variare questa efficienza di ricarica? La fa variare soprattutto il tempo. Più veloce carichiamo e meno dispersione in calore ci sarà. Quindi, per ovvi motivi, quando carichiamo ai supercharger o comunque in corrente continua alle fast o alle HPC, avremo una dispersione minore. Quindi abbiamo un'efficienza che Tesla Mate mi calcola sempre intorno al 97-98%. Quando invece carichiamo in corrente alternata, questa conversione da alternata continua, perché la batteria vuole sempre comunque corrente continua, avviene all'interno dell'auto, e questa dispersione avviene all'interno dell'auto appunto. Quindi non è tanto una questione di ampere, e vi faccio qualche esempio, ma di tempo di ricarica. In che senso? Se io carico la mia auto a 32 ampere in monofase, quindi a circa 7 kW, per caricare circa 70 kW, facciamo sempre un esempio ipotetico, ci vorranno circa 10 ore. Se io invece carico a 16 ampere, quindi meno ampere, però in trifase, quindi diventano 11 kW di potenza, avrò un tempo di ricarica con una potenza di 11 kW nettamente inferiore, circa 6 ore. Quindi la mia dispersione sarà probabilmente inferiore, pur avendo usato ampere più bassi, e la mia efficienza sarà superiore. È semplicemente questa la considerazione da fare. Più sta in carica l'auto e più voi disperdete in calore. E questo dovrebbe anche far riflettere e far fare due calcoli a quelle persone che senza fotovoltaico utilizzano le wallbox smart, tenendo magari l'auto in carica tutto il pomeriggio e tutta la notte, utilizzando però anche la stessa utenza per altri assorbimenti,
c'è quella funzione molto intelligente apparentemente, con il fatto che io lascio sempre l'auto in carica e poi accendo il forno, accendo l'asciugacapelli, uso l'aspirapolvere e l'auto si abbassa, invece di caricare a 4 kW e mezzo si abbassa a 3, si abbassa a 2, si abbassa a 1, in modo da non farmi mai saltare il contatore. Ecco, ora se avete un fotovoltaico ha tantissimo senso, perché queste wallbox smart possono utilizzare l'energia per caricare l'auto soprattutto quando è prodotta dal sole e quindi garantirvi effettivamente un risparmio sia in termini di emissioni CO2 che in termini economici. Se invece avete una normale linea di casa monofase, insomma 3 kW o a 4,5 o a 6 kW, allora vi invito a fare un po' meglio i vostri conti. Perché? Perché probabilmente voi tornate a casa, faccio un esempio sempre, alle 5 di pomeriggio, mettete in carica l'auto e andate in casa a fare le vostre commissioni, a prepararvi cena, accendere il forno, l'aspirapolvere, l'asciugacapelli, ma quanta roba fate prima di cena? Vabbè, comunque fate tutte queste cose. In questo modo la corrente di carica della vostra auto viene ridotta per non far saltare il contatore. E nonostante questo probabilmente avrete l'auto carica forse a mezzanotte, forse a luna di notte. Quindi l'auto è stata in carica quelle 7-8 ore, ogni tanto abbassando anche la potenza, quindi in maniera meno efficiente, e in una fascia oraria in cui magari è anche un po' più costosa l'energia elettrica. Ecco, se voi aveste messo in carica l'auto a mezzanotte la sera tramite la programmazione dell'auto o tramite altri sistemi, oggi si può fare anche insomma dal telefonino o in altri modi, quando andate a letto mettete in carica l'auto, l'auto avrebbe caricato probabilmente sempre a piena potenza da le 11 di sera alle 4 di mattina, faccio per fare un esempio, e in meno tempo, in maniera più costante, avrebbe caricato la batteria, quindi in maniera più efficiente, in una tariffa oraria più conveniente, avreste comunque avuto il pieno la mattina dopo, e quindi secondo me è una scelta più intelligente. Se poi non vi bastano i 3 kW, uno può aumentare a 4,5 o a 6, ma secondo me è più intelligente aumentare la potenza se fate molti chilometri, ma caricare comunque di notte, piuttosto che utilizzare questi sistemi che tengono l'auto in carica tutto il giorno, diciamo, o comunque in momenti in cui l'impianto di casa e l'energia elettrica viene usata anche per altri scopi. C'è un'intera fascia della giornata, cioè la notte mentre dormite, in cui l'energia elettrica della vostra utenza non viene sfruttata. Perché non sfruttarla per l'auto? Mi sembra la scelta più intelligente. Per quello che riguarda il Vampire Drain, anche qui vanno fatte un paio di considerazioni. Ce ne sono, diciamo, di due tipi. Un tipo è quello veramente nascosto, cioè quegli assorbimenti che la nostra Tesla, in quanto auto molto intelligente, sempre connessa, deve avere per tenere in vita i servizi essenziali e che quindi consuma un po' di energia anche quando è lì ferma parcheggiata a non fare nulla. C'è da dire che nel corso degli anni questo tipo di assorbimento nascosto è stato molto migliorato da Tesla, e se noi parcheggiamo l'auto ovviamente senza modalità sentinella e senza accedere continuamente all'app che risveglierebbe l'auto, insomma la lasciamo dormire tra virgolette, l'auto assorbe veramente pochissimo, si parla di un 1% ogni 4-5 giorni, c'è chi dice addirittura un 1% a settimana, avendo fatto prove su lunghi periodi, insomma su soste di settimane o di mesi. Comunque fosse anche un 1% ogni 3 o 4 giorni, sarebbe comunque un assorbimento minimo che garantirebbe una certa sicurezza in quasi qualsiasi situazione. Però ci sono anche situazioni in cui un'auto intelligente come Tesla, ad esempio in caso di surriscaldamento della batteria perché parcheggiata sotto il sole, e insomma in pieno agosto, potrebbe assorbire qualcosa per magari raffrescare la batteria per evitare danneggiamenti, e quindi non escludo che questo Vampire Drain in alcuni periodi dell'anno potrebbe essere anche un po' superiore. Diciamo che, parlando in generale di auto elettriche, ci sono anche auto elettriche che ce l'hanno proprio a zero questo Vampire Drain. Se non mi sbaglio, la vecchia Leaf, una volta spenta, assorbiva assolutamente zero, cioè non aveva nessun controllo remoto, nessun controllo sulla temperatura batteria, quindi quella batteria manteneva quell'energia per settimane o mesi senza perdere nessun punto percentuale. Però ecco, questo Vampire Drain è un po' da considerare. State tranquilli, alla fine farò tutti i conti e vi dico effettivamente quant'è il Vampire Drain effettivo della mia auto. Ma c'è un altro tipo di consumo un po' nascosto, almeno dalla Tesla, ma penso un po' da tutte le auto. Quando noi guardiamo un consumo nel computer di bordo, quello è relativo al viaggio che abbiamo fatto. Se l'auto è rimasta ferma nella Tesla, certi consumi non vengono considerati. Non sempre, dipende se poi partiamo subito o no. Facciamo un esempio. Può capitare che vostra moglie vi dica: oh, sono quasi pronta, vai in macchina a aspettarmi, arrivo subito. Voi andate in macchina, accendete il riscaldamento, guardate un po' Netflix, ascoltate un po' di musica e intanto passano i minuti
E poi finalmente lei arriva, quei 40-45 minuti dopo, sto parlando di un esempio ipotetico, niente di personale, niente di diretto, un amico, mi raccontava un amico. Ecco, quell'energia che voi avete consumato aspettando in macchina, poi viene conteggiata appena iniziate a fare i primi metri, le prime centinaia di metri. E infatti avrete un consumo molto alto probabilmente nei primi chilometri, che poi si assesterà ovviamente viaggiando. Però diverso è se voi decidete che ormai è passato troppo tempo, è l'ora di tornare a casa praticamente, e quindi non andate più a fare la vostra passeggiata, scendete dall'auto, la chiudete e tornate in casa. In quel caso quell'energia che avete consumato non è inclusa in nessun conto dei chilometri, quindi quando poi riprenderete l'auto e la riaprirete e partirete, perché finalmente questa fantomatica moglie di un mio amico che ci mette molto a prepararsi è finalmente pronta, a quel punto l'auto considererà i consumi da quel momento, cioè da quando siete entrati in auto la seconda volta. Tutti i consumi della prima volta, quell'attesa infinita, non vengono conteggiati. Ora, io ho fatto un esempio un po' paradossale, però questi consumi ci possono essere spesso e volentieri. Ad esempio, quando lasciate la macchina parcheggiata con la modalità sentinella, quello è un consumo che non viene conteggiato poi nel viaggio. Oppure se appunto l'auto era parcheggiata, voi la risvegliate per guardare qualcosa nell'auto e poi l'auto rivà in sleep, quando poi tornate in auto e partite, quel consumo non è conteggiato. Sono tutte piccole cose, però sommate fanno quella famosa differenza che molti di voi non si spiegano quando fanno il conto tra i kilowattora consumati e la capacità della loro batteria. Quindi alla fine, quanto è stato il consumo effettivo della mia auto? Io ho la fortuna di avere Tesla Mate, che mi dice esattamente il consumo della mia auto netto, quindi quello diciamo indicato dall'auto durante i viaggi, e posso fare delle medie anche dell'ultimo mese, degli ultimi sei mesi, insomma dei periodi, e anche il consumo però lordo, il consumo lordo che comprende tutta l'energia che io ho messo dentro l'auto, in qualunque modo l'abbia utilizzata. Ovviamente in base al periodo, estate, inverno, ai momenti in cui ho viaggiato di più o è stata più parcheggiata con la modalità sentinella, io a casa tengo spenta la modalità sentinella, quindi a casa ho dei consumi più bassi rispetto a che se sto una settimana in vacanza. Vi metto qua a schermo due o tre esempi di quant'è il consumo, quant'è la differenza in percentuale di consumo tra lordo e netto della mia auto delle ultime 24 ore o degli ultimi 30 giorni. Comunque, se ricordo bene, dovremmo stare al massimo intorno al 15% di consumo in più rispetto a quello che ci indica l'auto. Ovviamente ogni auto fa storia a sé, dipende dalla batteria che avete, da come la utilizzate, dall'auto che avete, insomma ci sono troppi fattori, però almeno avete un valore indicativo della mia esperienza. Con questo direi che per oggi è proprio tutto, noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!